cucina toscana e dintorni con Francesco Ragghianti. Buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci e dal nostro personal chef, colui che ogni venerdì viene a trovarci a quest'ora, ovvero il nostro Francesco Ragghianti. Buongiorno Fra. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Lo carico stamani, pronto, perché ho letto già il titolo della ricetta che vi stiamo per dare e a parte che ho già fame, sono le 10:30, lo so, però mi sono alzato all'alba per fare il 3 per te e io alle 10:30 ho già voglia di pranzare, poi la tiro lunga, a volte arriva anche alle 3 del pomeriggio, però sinceramente questi spaghetti al sugo di pesce serra me li mangerei subito, nonostante che non sono un patito del pesce. Vediamo però quali sono questi pesce serra in primo. Allora, il pesce serra è un pesce che prevalentemente ama le acque calde, quindi è un pesce che si trova dalle nostre parti nel periodo estivo. Ok, perfetto. E si pesca esclusivamente all'amo, quindi è un, è un pesce abbastanza combattivo anche dal punto di vista. Ok, quindi della... è un combattente delle acque salate o dolci? Salate? Salate, però risale anche i quindi, fiumi, insomma, per cercare il cibo. Quindi un pesce tipo un mugine che sta un po' di qua e un po' di là, dai. Esatto. Perfetto, va bene, andiamo avanti. Allora, facciamo questi ingredienti, questa ricetta per 4 persone. Ok, quindi prepariamo il tutto per 4 persone e vediamo. Allora, 500 g di spaghetti, 1 kg di pesce serra, 2 spicchi d'aglio, 1 scalogno, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine d'oliva quanto basta, mezzo bicchiere di vino bianco, peperoncino quanto basta, 300 g di pomodori o pachino e sale quanto basta. Ora, i pomodori pachino in questo periodo non è che ci siano, diciamo, li trovate ma non sono maturati al sole. Quindi possiamo usare che tipo di pomodoro se non quello? Regola, pomodori che troviamo adesso in commercio non andrebbero usati, però questa ricetta lo include, ma... Vabbè, possiamo usare anche una passata, dai. Sì, okay, per dare il colore basta. Adesso mi uccidono. Per dare il colore e basta. Dai, diciamo. Ci sono delle passate ottime, dai, oggi. Sì, ma lasciamo perdere. Ok, perfetto. Okay. Se no mi chiama la Perseo e mi dice, ma stai consigliando una cosa in scatola? Non si fa. Piano di conservanti. Ecco, brava. Il martedì ti insegno le cose, tu il venerdì e il sabato con Ragghianti abbandoni, distruggi tutto. Questo è il classico discorso del martedì mattina alle 9:30 quando entra in radio. Così, sempre così. Andiamo avanti. Ok, allora, la preparazione. Allora, mettiamo a bollire l'acqua con gli spaghetti, nel frattempo si sfiletta il pesce serra. Sì. Tagliandolo in piccoli tranci. In una padella abbastanza grande si prepara un soffritto con poco aglio, olio, e scalogno sminuzzato, prezzemolo e un pizzico di peperoncino. Peperoncino a gusto, quindi come vi piace a voi. Aggiungete tranci di pesce serra e a cottura bagnate con vino e fate sfumare. Pesce serra, diciamo, cuoce molto velocemente, quindi dopo 3 minuti potete già aggiungere il vino. Fate sfumare, aggiungete i pomodorini pachino o il passato o concentrato come vi pare a voi e regolate di sale e ultimate la cottura. La cottura degli spaghetti fatela al dente perché poi vanno saltati nella padella, saltati in padella, perfetto, insieme al pesce che c'è la sua acquettina e tutto quanto. Poi lo servite bello fumante, è una cosa squisita. Allora, prima di chiudere, visto che prima insomma gli ingredienti li ho fatti un po' così, cioè, li ho interrotti 100 volte, ve li ripeto tutti gli ingredienti, che sono ingredienti per 4 persone, ovvero 500 g di spaghetti, 1 kg di pesce serra, 2 spicchi di aglio, 1 scalogno, 1 mazzetto di prezzemolo, olio extravergine di oliva quanto basta, mezzo bicchiere di vino bianco, peperoncino quanto basta, 300 g di pomodori pachino un po' di, insomma, di colore, di conserva e sale quanto basta. Ci abbiniamo un bel vino. Allora, sul vino possiamo andare su un Vernaccia di San Gimignano o un Vermentino dei Colli di Luni. Perfetto. Rimanendo sui bianchi. Ci abbiniamo anche un bel bianco da bere mentre si pasteggia con questo fantastico piatto che, ve lo ricordo, trovate anche su www.emozioniacolori.it, ovvero gli spaghetti al sugo di pesce serra. Francesco Ragghianti invece, se volete, viene direttamente a casa vostra, perché lui è un personal chef, quindi che ne so, stasera volete invitare della gente a casa, però non avete assolutamente voglia di fare da mangiare, allora chiamate Francesco Ragghianti al 328
17 77 228. È riuscito anche a levare il 328 perché di solito non ce la fa. Lo chiamate, gli dite cosa vorreste mangiare, lui va, fa la spesa, viene a casa vostra, fa da mangiare, ve lo serve, pulisce e se ne va. Questa è la cosa fantastica che nel 2014 fa un personal chef, se lo chiamate direttamente nella vostra cucina. Per sapere di più, www.emozioniacolori.it, trovate la ricetta e tutte le coordinate per mettersi in contatto con Francesco Laghianti, che fra 7 giorni tornerà qui in diretta su Radio Nostalgia. Ciao, fra buon weekend. Ciao Andrea, ciao a tutti. Radio Nostalgia vi ha presentato Cucina Toscana e dintorni. Appuntamento fra 7 giorni.